là da parte, non si sente niente. Ah, questo è il vicolo dove stanno vivendo. Fisicamente sta... è una breccia fisicamente, eh. Guarda. Traslocano? È arrivato in questi giorni. Ieri hanno deliberato, diciamo, l'esecutività di questa delibera, per cui questo contributo di 100.000 euro per i 22 commercianti individuati come quali aventi diritto a questo contributo sono arrivati, quindi circa 4.400 euro a commerciante. E solidarietà soltanto, non è... È soltanto assolutamente un gesto di solidarietà, per il quale io a nome di tutti i 22 commercianti ringrazio la Regione, il Presidente Caldoro, l'Assessore Martuscello, che è lui che fortemente l'ha voluto, e anche il Consigliere Mimmo Addattilo che si è impegnato perché questo contributo arrivasse fino alla fine. Naturalmente voglio sottolineare che è l'unica istituzione che ha fatto qualcosa, ma è veramente una goccia in un oceano perché noi abbiamo avuto danni e stiamo subendo danni. Sia quelli che hanno riaperto come me, e sia una decina di attività che ancora sono chiuse. Ecco, ieri c'è stato un episodio, una fuga di gas, si parlava, si sembrava molto più grossa la cosa alla fine, poi si è sgonfiata, però insomma come si vive qui a distanza di 6 mesi dal giorno del crollo? C'è sempre timore, paura qui? Allora, benché possa essere un episodio, diciamo, non associabile a questa cosa, naturalmente c'è una psicosi dal 4 marzo naturale per tutti i cittadini. Il vuoto che c'era sotto le fondamenta del Palazzo Rollato purtroppo è ancora presente, quindi noi onestamente non ci sentiamo sicuri. Sentite vibrazioni. Le vibrazioni sono quelle che abbiamo sempre sentito, se non accentuate, ecco, dalla psicosi, magari dalla paura. Io mi auguro che abbiano la coscienza di fare tutto il possibile per evitare. Già l'avrebbero dovuto fare prima del crollo perché c'erano state delle avvisaglie. Speriamo che non succeda mai nulla più. Purtroppo abbiamo ripreso molto lentamente, quindi cioè, quel problema sarà futuro. Ecco, grazie, diciamo, abbiamo avuto un piccolo aiuto, e diciamo che è servito, ma noi la cosa più che ci interessa co le attività come andranno. Quindi qua è diventata una zona comunque molto molto lenta. Il passaggio delle macchine comunque non è come una volta, quindi seppure passano alla parallela, quindi per noi commercianti non è un problema. Mi auguro che si risolva il prima possibile. Io ho dovuto comunque licenziare la ragazza che avevo con me, quindi voglio dire, non vedo prospettiva positiva. Senta, a prescindere dalla situazione economica, immagino che sia la vostra preoccupazione principale. Ieri c'è stato questo episodio qua, voi vi sentite sicuri? Questo episodio penso che un'altra cosa non riguarda la... No, io penso che da ignorante penso che non riguarda... Avete paura? Cioè, sì, perché secondo me non è sicura la zona della Riviera di Chiaia e molte persone che ci abitano, che stavano in fitto, se ne sono andate. E non vi dico i proprietari, cioè che se questa casa valeva per dire 1 milione di euro, oggi non vale la metà della metà, perché ognuno comunque prima di comprare ha paura. Certo, psicologicamente non è che c'è una serenità, diciamo, totale, perché io direi la verità di questo episodio dello scoppio l'ho saputo dopo, quando già si era rivelato abbastanza infondato, quindi tutto, non abbiamo avuto uno stress, diciamo, eccessivo. Però sicuramente, certo, cioè, l'idea che siamo attaccati a un palazzo che ancora non è messo in sicurezza, incatenati con il nostro stesso palazzo, certo non ci dà tranquillità.
sicuramente. Quello che non ci dà tranquillità è la poca chiarezza che c'è in generale, diciamo, delle informazioni che arrivano, informazioni allarmistiche da parte di qualcuno che probabilmente ha più piacere, diciamo, a creare disagi. Poca informazione, insomma, c'è sicuramente una situazione di abbandono, forse perché siamo rimasti ormai in pochi, no? Perché il tratto si è ridotto, si è ristretto a questo piccolo pezzo, però diventa, sì, è sicuramente non piacevolissimo, ecco, dal punto di vista economico. Il problema è che purtroppo non è che possiamo stare chiusi, quindi necessariamente, obbligatoriamente ci dobbiamo, sì, essere. Il governo, la regione ha fatto una stanza di un contributo, voi fate parte dei commercianti che l'hanno ricevuto? Sì, non abbiamo ancora ricevuto, ma dovremmo riceverlo. Eh beh, certo, perlomeno è un segnale, cioè, voglio dire, certo è irrisorio rispetto al danno incredibile che abbiamo avuto, però voglio dire, se non altro è un segnale, perché è ovvio che un momento di recessione così grande e importante per Napoli, per l'Italia, per l'Europa in generale, non è che uno si aspetta, diciamo, chissà chi. Però che un ente statale, insomma, sia intervenuto in questo sicuramente rispetto al comune, che invece è stato completamente carente, se non altro, diciamo, è un segnale positivo, insomma, incoraggiante.